con me Massimo Giacomini. Vi leggo le formazioni delle squadre. La Juventus gioca con Peruzzi, che dunque torna tra i pali della formazione bianconera. In porta Ferrara, Jarni, Toricelli e Porrini sono i difensori, Paolo Susa, Di Livio e Marocchi i centrocampisti, Vialli, Roberto Baggio e Ravanelli le punte. Mancano gli squalificati Deschamps e Tacchinardi e gli infortunati Kohler, Conte e Carrera, che peraltro è in panchina. Anche nel Parma ci sono tre squalificati, Pin, Sensini e Apolloni. Non gioca Brolin, che non ha recuperato ancora del tutto, quindi Scala manda in campo Bucci, Benarrivo e Di Chiara, Minotti, Susic e Couto, Fiore, Dino Baggio, Crippa, Zola e Aspriglia. Tutto è pronto per il calcio d'avvio, gara attesissima, una valutazione in partenza da parte di Massimo Giacomini. La partita sarà senz'altro estremamente interessante, sono due squadre in ottima forma, due squadre italiane che hanno eliminato due squadre tedesche nelle semifinali. La partita è molto incerta, sulla carta pare favorita la Juventus, ma il risultato d'andata 1-0 per il Parma è un buon risultato, per cui è una partita tutta da giocare, una partita chiaramente per la Juventus che inizia in salita. Imponente lo schieramento di colleghi presenti, 80 emittenti televisive irradieranno questa partita in diretta, tra cui anche la ESPN negli Stati Uniti d'America e in tutta Europa, ovviamente, tranne nell'area della Scandinavia. Sono stati accreditati 226 giornalisti, ma molte sono state le richieste di accredito a cui l'UEFA non ha potuto rispondere. Quindi grandissima attesa, tutto è pronto per il calcio d'avvio e la finale di ritorno di Coppa UEFA. La RAI ha personalizzato questa telecronaca con 5 telecamere complementari sotto la regia di Enzo De Pasquale, con Gigi Menichelli come produttore esecutivo. Squadra esterna di Milano 5 con RVM Milano 1. Partiti, il rinvio lungo da parte di Minotti con lo scatto in proprietà di Aspriglia, con Peruzzi appostato al limite della propria area che blocca. Vi ricordo, la Juve deve rimontare lo 0-1 partito all'andata. Jarni a cercare Toricelli, sul quale c'è la chiusura da parte di Fernando Couto. A terra c'è Ravanelli. Arbitro, come vi ho detto, belga. Abbiamo rivisto l'intervento del giocatore portoghese su Ravanelli. L'arbitro sta chiamando Couto. Penso che vorrà ammonirlo o verbalmente, invece lo ammonisce col cartellino giallo. Ammonizione dunque al primo minuto di gioco per Fernando Couto del Parma. È un giocatore che era già in diffida, ma ovviamente stavolta la squalifica scatterà per la prossima stagione, quindi ha un'importanza relativa, diciamo. Sì, senz'altro, perché non è incombente, questa è, diciamo, la partita che decide l'assegnazione di questa Coppa, per cui il discorso per il prossimo anno è un discorso molto lontano e che non preoccupa. Sant'Antonio, che Fernando Couto al primo minuto di gioco ha già subito un cartellino giallo e un'eventuale seconda ammonizione nel corso di questa partita comporterebbe ovviamente l'espulsione. La palla intanto è manovrata da Roberto Baggio, che la mette in mezzo. C'è il tentativo di controllo di Ferrara in piena area di rigore. Palla che termina fuori mentre Ravanelli attende il consenso per rientrare in campo. È subito un'atmosfera elettrica. Sì, diciamo che la partita è subito iniziata con un certo nervosismo, c'è subito intensità e una certa elettricità in campo. Io credo che col passare dei minuti la partita rimarrà sempre di grande intensità, ma diventerà meno elettrica. Gran lavoro di Jarni, intanto il suo cross è ribattuto da Minotti e la Juventus parte a testa bassa. Due minuti di gioco, sfiora Ravanelli senza peraltro toccare il pallone, l'intervento di Bucci non è difficile. Il rilancio verso Susic, che ha dato a Minotti. Ranza, il capitano del Parma, con il sinistro batte in profondità, c'è il buon anticipo di Ferrara, il tocco di Marocchi, la palla ora a Porrini che la gira su Jarni, di prima a cercare lo scatto di Ravanelli, ancora
in duello con Fernando Couto. La rimessa è della Juve, il tocco all'indietro è per Jarni, palla sul sinistro, parte il lunghissimo traversone, il colpo di testa ancora da parte di Susic, ora crippa per il Parma sul pallone. Sono presenti circa 10.000 sostenitori del Parma, ma ovviamente San Siro è quasi interamente bianconero. Il palleggio di Aspriglia, attaccato e fermato da Ferrara, ottimo l'arresto, la palla per Vialli in profondità per Ravanelli, in piena area di rigore, lavora il pallone Ravanelli sul disturbo di Benarrivo e guadagna un angolo. Benarrivo è riuscito a recuperare Ravanelli, che si era trovato con un'ottima palla su questo passaggio filtrante di Baggio, però la rapidità di Benarrivo ha prevalso e Ravanelli è stato chiuso sulla parte sinistra e ha ottenuto un calcio d'angolo che era il massimo che in quel momento potesse ottenere. Roberto Baggio ancora in mezzo, il pallone messo fuori area, Aspriglia, poi Paolo Sousa, Di Livio in posizione regolare, di alla sinistra, cerca lo spazio per il cross, lo trova, colpo di testa in grande elevazione da parte di Ravanelli e palla sul fondo, avvio micidiale da parte della Juventus che ha cominciato davvero con il piede sull'acceleratore. Sì, il cross, un buon cross sul secondo palo, però Ravanelli è stato costretto a colpirlo quando la palla era ovviamente in parabola ascendente, non è riuscito ad imprimere forza e soprattutto non è riuscito ad abbassare la palla, quindi è andata sopra la traversa almeno di un metro e mezzo. Tanto prova il Parma e Porrini, poi Marocchi, quindi Ferrara, che spezzano la trama degli emiliani, il lancio poi lungo è di Vialli per un pallone che giunge innocuo dalle parti di Bucci. Ecco il primo piano di Vialli, uno dei più attesi, mentre Di Chiara che è in posta per il Parma. Grande pressing al centrocampo da parte della Juve con Paolo Sousa, il cui intervento peraltro è giudicato irregolare. Volevo far notare che centralmente giocano Porrini e Ferrara, virtualmente Ferrara funge quasi sempre da libero pur giocando in linea, mentre sulla parte destra, che curando Zola, gioca Torricelli, mentre sulla sinistra chiaramente Jarni al suo posto. Per cui la novità è un Ferrara che gioca centralmente in un ruolo direi da libero rispetto alla solita posizione che è di difensore esterno destro. Calcio di punizione intanto per il Parma per il fallo subito da Fernando Couto, lo stesso giocatore portoghese del Parma che sta per battere questo calcio di punizione. Parabola molto profonda, troppo lungo il pallone anche per l'agile Aspriglia, che peraltro entra in contatto con Porrini, il quale poi a sua volta dà un piccolo colpo, nulla di grave, al giocatore avversario. Grande nervosismo in campo con Ciro Ferrara che sta per battere il calcio di rinvio da fondo campo. Parabola bassa, prolunga Porrini, il colpo di testa di Dino Baggio, ancora pallone in profondità, la rovesciata di Jarni, poi Benarrivo, serie di rimpalli e carambola che favorisce Roberto Baggio, converge Baggio dentro il pallone per Vialli, per Ravanelli, il sinistro sul fondo. Azione gol della Juventus al sesto. Bellissima, un'azione rapida con uno sviluppo molto fluido, questo passaggio centralmente verso Vialli che restituisce il pallone alla corrente Ravanelli che colpisce con l'esterno del piede sinistro e la palla sfila sulla destra di Bucci almeno di un metro e mezzo. 6 minuti e mezzo a San Siro, 0-0 tra Juve e Parma in questa finale di ritorno di Coppa UEFA. Il palleggio di Roberto Baggio fermato, poi il pallone per Aspriglia. Aspriglia al limite dell'area, vi entra di fronte Porrini, effettua la battuta, Porrini prima resta il pallone, poi pasticcia un po', ancora Aspriglia e c'è angolo per il Parma. Molto preoccupato Porrini. E Aspriglia è un giocatore molto agile e sgusciante, quindi Porrini certamente preoccupato, soprattutto essendo si svolta l'azione dentro l'area, di non commettere ad esempio un fallo che poteva costar caro alla Juventus. Dalla bandierina Zola, i due numeri 10, grandi figure di questa partita. Zola basso verso Crippa, fermato da
Roberto Baggio, ma il gioco è fermo, si gioca in un clamore assordante, nemmeno i giocatori riescono sempre a sentire il fischio dell'arbitro. Ma si sono spintonati in area, sono scesi come al solito su palla inattiva Couto e Minotti, ci sono stati degli spintonamenti in area, ovviamente in questo caso quando da ambo le parti ci sono delle spinte la scelta dell'arbitro è a favore dei difensori. Intanto è Torricelli che effettua questo lancio in profondità, la ribattuta al volo ma in tribuna di Minotti. Per il Parma Susic sostituisce come centrale di sinistra Apolloni, Fiore sostituisce centralmente la posizione di Pin, poi Dino Baggio gioca sul centro-destra e Crippa sul centro-sinistra come al solito. Mentre si profila una marcatura uomo di Fernando Couto su Ravanelli. Tanto è Di Chiara che cerca spazio sulla sinistra, viene fermato da Torricelli. Ecco il primo piano per Di Chiara, ci sarà questo calcio di punizione a favore del Parma con Crippa che dà in profondità ancora la palla per Astriglia. Il tocco ma troppo profondo per Di Chiara che tra l'altro scivola anche. Avete visto il cenno d'intesa con il quale Di Chiara ha detto che il suggerimento a Bagno era buono. Ed ecco Peruzzi, Ferrara, Torricelli, ancora Ferrara, è largo Iarmi ma il suggerimento avviene su Porrini, con il destro Porrini a cercare Ravanelli, ora Di Livio. Buona la finta di Di Livio su Crippa, poi fallo di Chiara, a terra Di Livio. Rivediamo. Fallo nettissimo, sta di fatto che in questo caso l'arbitro ritengo non l'abbia ammonito perché il fallo era di fronte, non era un fallo alle spalle come quello di Couto al primo minuto. Comunque il fallo mi sembra netto e la punizione è giustissima da parte dell'arbitro. Punizione che viene battuta da Paolo Sousa, ma recuperano subito il possesso del pallone i giocatori del Parma e ancora Di Chiara, fermato da Paolo Sousa, poi il lavoro buono di Torricelli, il lancio in profondità ribattuto. La palla messa giù da Zola che la offre a Benarrivo e Benarrivo arriva praticamente assieme a Iarmi sul pallone, l'ultimo tocco del giocatore della Juventus, rimessa per il Parma, ancora Zola fermato, ma stavolta l'ultimo tocco è suo, quindi bianconera la rimessa, si gioca su ritmi vertiginosi, Paolo Sousa, ora Vialli vince un primo contrasto, si libera del pallone dandolo a Iarmi. Lancio immediato di quest'ultimo intercettato da Fiore, poi il lancio in profondità di Baggio per Astriglia, nuovo duello con Porrini, va a raddoppio addirittura Vialli e Porrini mette fuori. C'è grande aggressività sia a centrocampo che in fase difensiva, è rimasta ancora una certa elettricità, io ritengo che come la fatica subentrerà potremo vedere un gioco più fluido e meno eccitato. Zola trova il tempo per il cross ma è pronto Peruzzi alla presa. Vi ricordo che alla luce del risultato maturato nella gara d'andata al Tardini, cioè la vittoria per 1-0 del Parma, la Juve per aggiudicarsi la Coppa UEFA deve vincere questa partita con due gol di scarto. L'1-0 per la Juve porterebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori, qualsiasi altro risultato darebbe la Coppa UEFA al Parma. Lancia intanto in profondità verso Ravanelli, Ravanelli ben marcato da Susic, poi c'è questo lancio di Crippa con intervento di Ferrara d'anticipo su Astriglia. La rimessa è di Di Chiara ancora per Astriglia, Astriglia all'indietro verso Minotti, Minotti ancora per Di Chiara, buon lavoro sulla fascia sinistra di Di Chiara che converge. Alla fine è fermato da Ferrara, il pallone però è per Astriglia, lancio che colpisce Marocchi al volto, sul rimpallo è pronto Roberto Baggio. Va Roberto Baggio attaccato da Fiore, giovanissimo Fiore che Scala ha dovuto schierare a centrocampo per la contemporanea assenza di Ping e Sensini, intanto c'è fuori gioco da parte di Astriglia. E Astriglia è partito un attimo prima del tocco di Zola e il fuorigioco era di circa, è partito appena di là, fuorigioco di mezzo metro.
Palla intanto per Di Chiara, Zola. Poi c'è questo tentativo di Crippa che viene fermato irregolarmente. C'è stato un frenetico avvio della Juventus, ora il Parma tenta di dare maggiore consistenza alla propria azione a centrocampo e vedete che di tanto in tanto i giocatori di Scala si portano a loro volta in avanti. La marcatura di Porrini su Tino Aspria. La palla giocata su Di Chiara da parte di Fiore, il cross di Di Chiara con deviazione di Di Livio a fondo campo, nuovo angolo per il Parma. Avanzano i saltatori della formazione emiliana. Minotti e Couto, in aggiunta a Dino Baggio, sono temibilissimi sulle parabole aeree. E Zola naturalmente che parte dalla bandierina con palla a rientrare verso la porta, Peruzzi sicuro. Di Livio. Va Di Livio, sguscia molto bene fra due avversari, poi il suo cross viene fermato ma c'è Marocchi per la Juve. Ora Paolo Sousa. Ravanelli dentro, un buon pallone per Roberto Baggio, Roberto Baggio, tocco al centro, Vialli a tu per tu, ancora il pallone ribattuto sulla linea di porta, grande assist di Roberto Baggio per Vialli che ha tentato due volte la battuta a rete, prima Bucci, poi un difensore, ecco che rivediamo. Grande giocata di Baggio che mette una palla deliziosa su Vialli che prima rimpalla con il portiere e poi colpisce male lentamente e il Parma si salva in calcio d'angolo. Di Arni intanto il cross, la palla è per Marocchi, ora per Ravanelli, tiro e Bucci sul primo palo devia in angolo. Juventus pericolosissima. In questo caso era stato sbandierato il fuorigioco. Il fuorigioco di Ravanelli. Di Ravanelli e quindi il tiro sul primo palo violento. Ben parato da Bucci, però non serviva a nulla. Abbiamo rivisto intanto la posizione di Ravanelli. Si profila un gran lavoro anche per la terna arbitrale belga, l'arbitro centrale Van den Wanger. Intanto è Ferrara che rilancia e Ravanelli che colpisce di testa, poi ben arrivo ancora Porrini, poi Couto, quindi Paolo Sousa, poi Crippa e c'è un battibecco tra Crippa e Ravanelli a testimonianza dei nervi a fior di pelle. Eh sì, non è simpatico il fatto. Ora Ravanelli fa vedere una palla contesa in mezzo al campo, ritengo che non meriti una simile reazione. Tanto ammonizione per Ravanelli. Rivediamo. Una palla alta contesa in mezzo al campo, c'è stata qualche spinta ma mi sembra che poi si sia ecceduto nelle reazioni. Punizione comunque per la Juventus e ammonizione per Ravanelli per reazione all'intervento irregolare di Crippa. Alla battuta Paolo Sousa. Baggio. Lo ferma Benarrivo, ma in azione giudicata irregolare, protesta Benarrivo. Rivediamo. Sì, d'accordo che Benarrivo ha colpito la palla, però con le mani aveva trattenuto Roberto Baggio, per cui il fallo c'era e la punizione mi sembra che venga decretata giustamente dall'arbitro. Sì, in effetti molto spesso i giocatori dicono colpito il pallone, ma prima di colpire il pallone fanno delle cose che non sono consentite dal regolamento, come in questo caso. Quindi calcio di punizione dal limite. Da una posizione pericolosa per il Parma, visto che Roberto Baggio da lì non è nuovo a prodezze balistiche. C'è Paolo Sousa sul pallone, accanto a lui anche Vialli, poco più indietro Roberto Baggio. Probabilmente il portoghese toccherà per Vialli, che poi fermerà per Baggio, il cui tiro viene deviato in calcio d'angolo dalla barriera. Una barriera che non era sicuramente a 9 metri, ma direi 7 metri, un 2 metri avevano guadagnato i giocatori del Parma e l'arbitro non è intervenuto per riportare la barriera nella giusta posizione. Avevamo osservato anche nella partita di andata che se c'era una pecca nell'arbitro spagnolo era proprio nel non fare rispettare i 9 metri. Palla intanto per Iarni, la mette in mezzo ma c'è il rinvio da parte di Fiore.
direttamente in fallo laterale. Per la rimessa è Paolo Sousa. Si gioca intanto da 17 minuti e mezzo, il risultato è di 0-0, di Livio. Il tocco è per Marocchi. Marocchi a cercare un Roberto Baggio molto vivo, il pallone per Vialli, parte il cross di Vialli, dalla parte opposta il meglio piazzato è Di Chiara che lavora ottimamente il pallone in doppio palleggio prima di darlo a Crippa che prolunga per Fiore, si distende il contropiede del Parma, sempre il giovane Fiore in possesso di palla, cerca una soluzione, la trova appoggiando ad Aspriglia, Aspriglia fermato da Torricelli. Ottimo l'intervento in scivolata di Torricelli, poi il pallone che attraverso Di Livio e Porrini giunge a Iarni. Un certo egoismo da parte di Aspriglia perché aveva sulla sinistra liberissimo Di Chiara, lo poteva servire, ha tentato il dribbling e Torricelli è stato bravissimo nella scelta del tempo nel rubargli la palla. Ancora Iarni per Vialli, ora su Vialli c'è Couto. Roberto Baggio di prima a cercare Ravanelli che però non intuisce le intenzioni del compagno e riparte il Parma con Couto. Aspria, Zola, ha di fronte Marocchi, Zola sguscia via fra tre avversari ma viene fermato poi da Porrini, il tocco di Torricelli per Peruzzi, da questi a Di Livio. Ancora Zola, poi Fiore che tenta di mettere in movimento Di Chiara, il tocco è troppo profondo, non ci arriva il difensore esterno. Di Chiara mi sembra in buona serata, si proietta in avanti, però in un paio di occasioni la palla gli è stata allungata un po' troppo in fallo laterale, in un'altra occasione non gli è stata data, quindi per un tre volte è andato a vuoto nei suoi affondi. Tanto è ben arrivo che dà in profondità, c'è contatto tra Ferrara e Aspriglia con intervento dell'arbitro e calcio di punizione per il Parma. Tutto questo quando si gioca 19 minuti e mezzo qui allo stadio milanese di San Siro tra Juve e Parma, finale di ritorno di Coppa UEFA. Una volta ancora, come dicevamo, la Juve ha scelto di giocare a San Siro e la risposta dei suoi tifosi è stata entusiasmante. 80.000 spettatori per un incasso che si aggirerà intorno ai 4 miliardi. Il calcio di punizione di Zola, il colpo di testa di Fernando Couto che sbuca improvvisamente tra un nugolo di avversari e alza sopra la traversa. C'è stata un po' di indecisione nella difesa della Juventus, anche Peruzzi aveva accennato ad un'uscita, un paio di giocatori, Porrini e Ferrara, si sono fermati ed è sbucato in mezzo Couto con questo colpo di testa che poteva trovare anche la rete e quindi essere molto più dannoso di quello che è stato. Sul rinvio di Iarni il pallone giunge a Di Chiara che lo lascia sfilare in fallo laterale, è evidente che il Parma quando può tenta di rallentare i ritmi, tanto il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione per il Parma, sta per batterlo Fiore che mette ancora una volta in movimento Di Chiara, da questi a Zola, palla in profondità, la chiusura è di Di Livio, attaccato da Di Chiara che gli ruba il pallone, effettua il cross e ne nasce un nuovo angolo per il Parma. Forse un po' di ingenuità da parte di Di Livio, ma vedo però che c'è stato un doppio rimpallo per cui la palla ha colpito la gamba di Di Livio e poi di aver colpito la spalla di Di Chiara e quindi fallo di fondo a favore della Juventus. Avevo avuto l'impressione del calcio d'angolo, evidentemente c'è stato un doppio rimpallo. Il rilancio di Ferrara, il colpo di testa di Vialli, quest'altro all'indietro di Susic, la palla per Bucci, protetto da Minotti, ancora Susic. In profondità per Crippa, la solita combinazione con Di Chiara, il pallone per Aspriglia, Aspriglia, poi Marocchi, quindi Paolo Sousa. Serie di rimpalli, ben arrivo, Porrini per la Juve, largo per Iarni. Baggio, Marocchi, combinazione volante con Iarni, converge benissimo il giocatore croato, poi il colpo di testa di Roberto Baggio per Ravanelli, il dribbling di Ravanelli, la palla sul destro, il cross con il sinistro e poi prova la battuta al volo, Paolo Sousa svirgola con il destro. È battuta difficile, è arrivato un po' con il passo lungo, quindi ha colpito con l'esterno del piede destro e la palla non è riuscito ad imprimere forza alla palla, la colpisce con l'esterno e va molto distante dalla porta di Bucci.
sta di fatto che la Juventus dovrebbe più frequentemente giocare sui Arni, questo giocatore rispolverato e rilucidato a dovere, che mi sembra sia ritornato in forma come ai tempi della nazionale jugoslava. Ecco, intanto la palla per Zola, Zola la mette in mezzo, c'è l'inserimento di Crippa fermato da Torricelli, poi Di Livio, ora Roberto Baggio, un dribbling, deve evitare anche l'arbitro, il lancio poi profondo a favore di Torricelli su quale si è portato Susic, parte il cross del difensore, la palla è troppo lunga per Ravanelli e si spegne in fallo laterale. Il cross era un buon cross, non ho avuto fiducia in Torricelli perché la palla era precisa sul secondo palo, quei due metri fuori dall'area piccola, e invece Ravanelli è andato troppo vicino, ha stretto troppo verso il centro e quindi è stato superato da questo ottimo cross di Torricelli. Intanto il gioco è fermo per una irregolarità di Asprilla, la punizione per la Juventus è battuta da Iarni a favore di Paolo Sousa. Paolo Sousa in becca Vialli, bello il colpo di tacco per Ravanelli che tenta il triangolo di testa, sventano però i difensori del Parma. Ora Paolo Sousa che ha ricevuto da Ferrara e ha dato a Marocchi, si allarga ancora Iarni, la palla è per Vialli, su di lui Fernando Couto in azione irregolare. Rivediamo. Sì, c'è stato il fallo, quindi punizione fischiata giustamente, però è un fallo abbastanza veniale, non di grande importanza. Attenzione intanto, come vedete a terra in area Roberto Baggio, a gioco fermo, contatto con un avversario, si rialza. Si scusa intanto Minotti, che probabilmente era il giocatore con il quale è entrato in contatto Roberto Baggio, e Marocchi sta per battere questa punizione per la Juve. Salta Fernando Couto, poi Asprilla che salta in velocità, attenzione Asprilla, palla al centro per Fiore che la manca clamorosamente, poi Iarni, ma dall'altra parte intanto il gioco probabilmente era fermo. Pericolosissimo, sì. Asprilla, ma ho l'impressione che il gioco fosse fermo perché c'è stata evidentemente un'immediata vendetta in area del Parma. Rivediamo il cross intanto di Asprilla, ma il gioco era fermo e probabilmente riprenderà con un calcio di punizione parte opposta. C'è stato un contatto tra Ravanelli e Couto e l'arbitro ha fermato subito il gioco, e quindi l'azione ottima di Asprilla con questa palla messa in centro era un'azione che non valeva niente perché il gioco era fermo. Palla intanto a Roberto Baggio, vince un contrasto Marocchi e da Paolo Sousa, da questi a Di Livio, atteso da Di Chiara, lo punta Di Livio, è costretto a fermare il suo slancio, mantiene comunque il possesso del pallone, poi lo cede a Marocchi, Marocchi in profondità verso Vialli che difende bene la palla, poi viene attaccato e fermato da Minotti, tocca Zola, la palla ora è per Crippa e su Crippa c'è l'intervento irregolare da parte di Paolo Sousa, poi il rinvio di Torricelli colpisce al volo il compagno che era terminato a terra, grandissimo nervosismo in campo. Sì, c'è stato questo contatto di Paolo Sousa con Crippa, il fallo c'è, quindi la punizione è giusta, poi mentre rinvia Torricelli ha colpito con il pallone in faccia Sousa e quindi direi che il nervosismo è un po' aumentato anche da questo fatto casuale. Crippa, Zola, Couto, fuori gioco, fuori gioco di Crippa, sì. C'era e la difesa si è alzata contemporaneamente, Crippa è rimasto oltre tutti i giocatori. Ecco, possiamo osservare, sì, è nettamente oltre tutti i giocatori, forse lo era anche Asprilla. Torricelli per Porrini, Marocchi, Iarni, si allarga Vialli, suggerimento, 1-2 con Baggio, Iarni col sinistro, il suo tiro ribattuto da Minotti, poi è Benarrivo che va al rilancio, il colpo di testa in buona elevazione di Asprilla, la palla è per Zola, il tocco per l'ennesimo inserimento di Di Chiara sul quale va a chiudere Di Livio, in profondità per Pin sul quale in marcatura c'è ora Torricelli,
Coricelli ferma l'avversario e rilancia Ravanelli, accompagna sulla destra Di Livio, si incrociano Vialli e Baggio, Ravanelli tarda a liberarsi del pallone, poi commette fallo su Benarrivo. Ravanelli ha tardato il passaggio, c'era stato un bellissimo movimento di Vialli e di Roberto Baggio e poi ha perso la palla, ha inseguito l'avversario, ha inseguito Benarrivo che è molto più agile di lui e nel tentativo di prendere la palla lo ha sgambettato. Ecco, rischiando molto perché vi ricordo che Ravanelli è già stato ammonito. Certamente. Calcio di punizione per il Parma. La batte con la dovuta calma Fernando Couto. Porrini a Spriglia. Di testa Zola. A Spriglia fermato da Porrini in collaborazione con Torricelli. Di Livio. Eccolo messo in azione, buon lavoro di Torricelli e scatto di Di Livio che si allunga forse il pallone. Poi anticipa Minotti che lo mette giù e c'è ammonizione per Minotti, il capitano del Parma. Di Livio aveva anticipato Di Livio aveva senz'altro anticipato Minotti che poi colpisce la gamba destra di Di Livio e lo sgambetta, quindi rivediamo, sì. Però il contatto, esatto. non era limpidissimo, però lo ha toccato appena sulla gamba destra, però Di Livio aveva anticipato l'azione e il suo dribbling era stato vincente verso l'interno. E c'è il calcio di punizione battuto da Roberto Baggio, il colpo di testa dello stesso Minotti, poi Jarni, buon pallone sul quale però dichiara, anticipa Di Livio, va poi a evitare l'angolo, l'ultimo tocco del giocatore della Juventus, rinvio da fondo campo. Di Livio è rimasto un po' sorpreso della palla, ha guardato se la sua posizione era regolare, ne ha approfittato Di Chiara che ha recuperato, perché se Di Livio immediatamente aveva fiducia in questo passaggio aveva un metro di vantaggio su Di Chiara. Intanto si evidenzia da parte di entrambe le squadre una tendenza ad attaccare con i difensori sulla fascia sinistra, Jarni per la Juventus e Di Chiara per il Parma. I due giocatori sono in buonissima condizione, sta di fatto che sostando molto spesso sulla parte sinistra a Vialli costringe Benarrivo alla marcatura e quindi Benarrivo attacca molto di meno rispetto al suo compagno di sinistra. Zola, parte il cross, ribattuto da Porrini, poi è Jarni che scaraventa in tribuna. Partita, inutile sottolinearlo, molto intensa, nervosa, il Parma tenta di bloccare a centrocampo le iniziative della Juventus, una Juve che è partita fortissimo, ha confezionato già alcune buone opportunità, ma il Parma a sua volta ha dimostrato di poter essere pericoloso in contropiede. Zola. Due su di lui, Zola trova il tempo per il traversone che risulta peraltro troppo su Peruzzi. Meglio di così però era difficile fare con, esatto, due avversari che lo braccavano. Comunque la partita è interessante perché il Parma non rinuncia assolutamente ad attaccare nonostante il risultato positivo della prima partita. Se deve difendersi è perché la Juventus imposta un gioco fluido, un possesso di palla molto rapido, per cui si difende soltanto nei casi in cui è costretto a difendersi, altrimenti tenta sempre di manovrare e di contrattaccare la Juventus. D'altronde si tratta di due grandi squadre che ovviamente non snaturano la propria personalità e le proprie filosofie calcistiche, ma giocano secondo quella che è la loro abitudine. Il cross ancora di Zola e l'uscita di Peruzzi, il colpo di testa di Roberto Baggio, il tocco di Dino Baggio a favore di Benarrivo alla sua prima sortita offensiva. Ecco la combinazione con Zola, il dribbling su Vialli, con il sinistro Zola scodella al centro, c'è il colpo di testa da parte di Torricelli, poi l'elegante palleggio di Roberto Baggio che va via in tandem con Di Livio, il tocco al centro è per Paolo Sosa. Il lancio del portoghese per Di Livio in profondità, la ribattuta di Minotti, il tocco di Di Chiara, il palleggio del Parma, ma Fiore non controlla. Paolo Sosa ancora per la Juventus, al dribbling. Il lancio perfetto su Jarni, avanza Jarni, punta ora Benarrivo, va sul fondo con il sinistro e Benarrivo gli chiude la strada del cross. Angolo.
In ottima forma Jarni, però ben arriva un giocatore molto agile, molto rapido, come vediamo, riesce a inseguire nonostante la finta di Jarni e a stoppare il pallone e a mandarlo in calcio d'angolo. Dalla bandierina è lo stesso Jarni per la Juventus, avanza anche Ferrara. Parabola molto lunga, c'è il colpo di testa di Dino Baggio, è proprio Ferrara al palleggio, colpisce fuori di testa, poi c'è il fuorigioco di Ravanelli. Se anche la Juventus porta in avanti sia Porrini che Ferrara sulle palle native, sui calci d'angolo, ecco il passaggio di testa di Ferrara ed è mezzo metro in fuorigioco Ravanelli. Lippi in piedi, Aspriglia. Minotti, Fiore, poi il pallone recuperato da Di Livio, mentre avete visto il ghigno di Chiara che supponeva di avere subito un fallo. Jarni scambia con Porrini, da Porrini a Torricelli, batte lungo Torricelli, posizione regolare di Vialli al tiro ed è gol, grandissimo gol di Vialli al 33esimo del primo tempo, magnifico gol di Gianluca Vialli. C'è stato questo lancio bellissimo di Torricelli che ha cercato a 40 metri in diagonale Vialli, la palla è rimbalzata e prima che toccasse terra Vialli, ecco questa palla lunghissima che scavalca Benarrivo, tocca terra e prima che ritocchi terra di sinistro colpisce di collo pieno sull'angolo alto, però sul palo dove c'è il portiere, cioè sul palo più vicino, diciamo sopra la testa, sopra la parte destra, la spalla destra di Bucci, che in questo caso direi, nonostante il tiro eccezionale, forse non era in posizione estremamente esatta. Grandissimo comunque il gol di Vialli, è stato estremamente abile a trovare la coordinazione in corsa con l'avversario che stava chiudendo in marcatura su di lui. Juve dunque che conduce per 1-0 e situazione di esatta parità ora tra la gara d'andata e quella di ritorno. Siamo al 35esimo del primo tempo, Vialli con un grandissimo gol ha portato in vantaggio la Juve per 1-0. Ravanelli ora alla caccia del pallone, gara di straordinaria intensità, ecco l'autore del gol juventino, combina ancora con Ravanelli, sono le due punte teoriche della formazione juventina, ma sia Vialli sia Ravanelli aiutano molto anche all'indietro. Intanto è Fiore che effettua questo lancio per il colpo di testa di Aspriglia, chiude bene sulla fascia di Livio che va anche al rinvio, poi c'è il colpo di testa all'indietro, intelligente da parte di Crippa che mette in movimento Susis, da questi a Dino Baggio, prova la conclusione, c'è una deviazione, angolo. Dino Baggio da quella posizione è un tiratore eccellente, Ferrara è uscito nella sua posizione quasi sempre da libero ad incontrarlo e ha deviato il pallone. Bisogna fare molta attenzione perché, ripeto, Dino Baggio anche dalla media distanza è un ottimo tiratore. Dalla bandierina ancora Zola, il colpo di testa da parte di Jarni e poi questo rilancio verso Fernando Couto con Vialli in copertura, palla che carambola all'indietro, l'ultimo tocco è del giocatore del Parma, non è angolo, applausi per Vialli che dopo aver portato in vantaggio la Juventus è tornato subito all'indietro a dar manforte ai compagni. Ma a turno rientrano sempre uno o due attaccanti della Juventus, frequentemente Ravanelli e Vialli, ma direi che anche stasera molto spesso è rientrato anche Roberto Baggio, che mi sembra assolutamente in partita e ha confezionato alcuni assist molto interessanti nella prima parte del primo tempo. Il colpo di testa di Susic, quest'altro di Crippa, ma la palla è ancora per la Juventus con Torricelli, autore dello splendido lancio che ha consentito a Vialli di portare in vantaggio la Juventus. Ecco Marocchi che ha disimpegnato a favore di Jarni, da Jarni verso Roberto Baggio che è stato anticipato. Ora è Fernando Couto, parte il suo lancio su Aspriglia, ora Zola che fa proseguire lo stesso Aspriglia, il quale allunga la sua falcata, c'è Porrini su di lui che lo ferma, poi Di Livio, il tocco all'indietro è per Peruzzi che va al rinvio di piede, il colpo di testa di Dino Baggio, la palla è per Benarrivo. Zola, sinistro, para Peruzzi.
e si è girato benissimo, molto rapido. La palla però era troppo vicina al piede sinistro e quindi è stata colpita bene, però non con molta violenza, quindi una parata abbastanza facile per Peruzzi. 37 minuti di gioco nel corso del primo tempo a San Siro, Juventus 1 Parma 0. Palla per Ciro Ferrara con il destro, il colpo di testa di Fernando Couto, il tocco di Dino Baggio, Ferrara, poi Couto, Sousa, ora Jarni. Ottimo lavoro di Roberto Baggio, il cui pallone in profondità sulla carica di Minotti è troppo lungo per Vialli. Primo piano per Roberto Baggio, che come sottolineava Giacomini stasera è entrato nel vivo della partita fin dall'inizio, giocatore a proposito del quale si sta parlando molto in questi giorni. Di Livio, Ravanelli, buono il colpo di testa di ritorno per lo stesso Di Livio, parte il suo pallonetto verso Roberto Baggio, Roberto Baggio con l'esterno per Ravanelli, di prima al centro c'è Benarrivo che alza un po' a campanile in grande apprensione, poi il pallone viene allontanato da Minotti, giocato ora da Zola sulla sua ala dove però non ci sono compagni, e Porrini che lo prolunga all'indietro per Peruzzi. Peruzzi va all'immediato rilancio, c'è il controllo di Vialli, ancora molto buono al centro per Roberto Baggio, fermato il suo passaggio, riparte il Parma con questo lancio con Benarrivo in posizione regolare, va Benarrivo, un dribbling, palla sul sinistro, fuori per la battuta di prima da parte di Crippa e la parata di Peruzzi, ma è una partita intensissima. È stata un'ottima azione di contrattacco da parte del Parma, si sono presentati tre giocatori per ricevere, quindi non era un contropiede. Ravanelli intanto mette ancora in mezzo il colpo di testa di Paolo Sousa, palla ancora in area, Fernando Couto al rilancio, il colpo di testa di Jarni con intervento dell'arbitro Van den Weingert a comandare il calcio di punizione già battuto per la Juventus. Ravanelli, non c'è un attimo di pausa, va al dribbling Ravanelli, ben riuscito con il sinistro, Vialli anticipato all'ultimo momento da Di Chiara, ma c'è Di Livio sul pallone e lo stesso Di Chiara poi mette in angolo. Di Chiara è stato bravissimo nel soffiare il pallone a Vialli, che stava già, si stava mettendo già in posizione per fare una mezza rovesciata, e poi Di Livio ha tentato di guadagnare il fondo per fare il cross. Ancora angolo dunque per la Juve, lo batte stavolta Di Livio con palla che spiove in area di rigore, ne esce ora da quest'altra parte, il più pronto a impadronirsene è Marocchi. Marocchi ancora in profondità e Bucci stavolta può intervenire senza apprensione. E certo è che è una partita che non sta assolutamente tradendo le attese della vigilia, giocata a ritmi vertiginosi tra due formazioni che sono state le dominatrici della stagione del calcio italiano e stanno dimostrando anche stasera di essere davvero due grandi squadre. Intanto Jarni sta giocando una splendida partita, Jarni, c'è il fallo di Asprilla. In effetti, non è d'accordo. Ferrara. Avvisava l'arbitro che lo stava trattenendo, per cui la munizione è sacrosanta. È Zola che sta per battere questo calcio di punizione con area della Juve, come vedete, molto affollata. C'è la respinta da parte di Roberto Baggio e stavolta l'arbitro comanda la ripetizione del calcio di punizione, giudicando irregolare la posizione del giocatore della Juventus. In questo caso dovrebbe accertarsi preventivamente l'arbitro della posizione degli avversari. Ci riprova dunque Zola. Peruzzi deve stare molto attento perché spesso Zola da quella posizione batte direttamente a rete. Dopo la respinta della barriera, ancora Zola, vedete il raddoppio, ma c'è gioco fermo e calcio di punizione per la Juventus.
Evidentemente l'arbitro, che era ben appostato, ha visto qualcosa che non andava. La gara è molto accesa agonisticamente. Ritengo che abbia rilevato la punizione di fuorigioco di un giocatore del Parma. Di Armi il rinvio, di Fernando Couto il colpo di testa, poi è Torricelli, quindi Marocchi altissimo, Susic dichiara, Fiore, e ben arriva da questa parte, l'aspetta Armi. Dentro un pallone che Marocchi respinge di testa, poi Vialli che lo allontana il più possibile, ben al di fuori dalla propria area Bucci ha dato a Minotti. Minotti imposta centralmente su Fiore. Avanza il giovane centrocampista del Parma, può ancora impostare su ben arrivo per Aspriglia, sempre Porrini su di lui. Ecco Aspriglia, vedete il suo dribbling, il cross e poi il pallone che viene messo in angolo da Ferrara. E quando la palla Aspriglia crea un certo panico nella difesa della Juventus. Vorrei sottolineare l'ottima prova del giovane Fiore, che non sta facendo rimpiangere nessuno e sta mantenendo in mezzo al campo una posizione tatticamente sicuramente molto ben adatta per questa partita. Zola dalla bandierina. Il colpo di testa e il pallone che termina fuori di pochissimo, colpo di testa da parte di Crippa e palla che sfila a fondo campo, dall'altra parte c'è stata anche una deviazione, nuovo angolo, vedete che Bucci va a dire all'arbitro e che Peruzzi va a dire all'arbitro di non aver toccato il pallone, l'arbitro però decide per il nuovo tiro dalla bandierina. Crippa stavolta era stato lasciato un po' colpevolmente incustodito, evidentemente si preoccupano più dei saltatori del Parma, i difensori della Juve. Peruzzi ancora di pugno caricato, gioco fermo, punizione per la Juve. Infatti il salto di testa di Crippa era sul primo palo, per cui la preoccupazione era per Couto e Minotti, che di solito partono da distante, e ecco in questo caso c'è il fallo su... Intanto il gioco è fermo ancora perché l'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo, un primo tempo davvero intenso con le due squadre che vanno al riposo sul risultato di 1-0 a favore della Juventus. Il gol è stato segnato, un gol molto bello, da Vialli al 33esimo della prima frazione di gioco. Avete visto il primo piano di Vialli, partita come era lecito attendersi, molto intensa, piuttosto nervosa, ben giocata dalle due formazioni, risultato di 1-0, ma ora subito una interruzione per una serie di... Non ancora Bruno. Jacopo Volpi a bordo campo, come hai vissuto gli umori delle panchine, tu che eri lì vicino durante il primo tempo, Jacopo? Sì, partita molto nervosa, anche qualche scontro quando il pallone era lontano, grande tensione, grandissimo agonismo come avete raccontato voi. Mi sembra, anzi sono certo, è entrato Mussi, giocherà a destra al posto di Benarrivo in questo secondo tempo. Per quanto riguarda la Juventus mi sembra che ci siano gli 11 del primo tempo, Bruno. Benissimo, ti ringrazio Volpi. Bruno? Sì, dimmi. Sono con Arrigo Sacchi, un giudizio sintetico Arrigo. Beh, una partita combattuta fra due squadre che sanno che si stanno giocando molto, è una partita interessante, una partita vibrante anche. Ecco, conoscendoti l'avresti tanti forse voluta vivere anche da una delle due panchine. No, io sto bene in tribuna e l'onore a questi due tecnici che sono veramente bravi. Ecco, secondo te è uscito il lampo di classe di Gianluca Vialli, Baggio sta giocando direi molto bene, Zola ha qualche problema in più, questa è una partita per muscolari o anche per gente che ha cervello? Ma io direi che fino adesso il risultato è giusto ed è stato coronato da un gol splendido di Vialli. È sempre nel tuo cuore. Come tutti, un cuore grande. Grazie Arrigo. Bene, c'è posto per tutti nel cuore di Arrigo Sacchi e sicuramente la prodezza di Vialli in qualche maniera sarà segnata nel taccuino del nostro commissario tecnico. Eccolo ancora inquadrato Vialli, come vi diceva Jacopo Volpi. Dunque in questo secondo tempo una novità, a destra Mussi nel Parma al posto di Benarrivo.
partiti per il secondo tempo, un secondo tempo che promette scintille. Marocchi, vi ricordo 1-0 per la Juve. Porrini, il colpo di testa di Di Chiara, quello di Torricelli, Di Chiara e di Livio, ennesimo duello, palla in tribuna. Praticamente non cambia nulla. No, tatticamente non è cambiato niente, all'andata si fece male Benarrivo e fu sostituito forzatamente da Mussi. In questo caso mi sembra che sia una scelta tattica, tecnico-tattica da parte di Nevio Scala. Palla Piore, ma precedentemente un fallo di Crippa che viene ammonito, fallo di Crippa per ammonizione di Crippa per il fallo su Ravanelli. Intanto gli spettatori paganti sono 80.754, non so l'incasso ufficiale, ma probabilmente sarà record oltre i 4 milioni, oltre i 4 miliardi. Oltre i 4 miliardi sicuramente. E sono cifre che in qualche misura, in qualche maniera, possono dar ragione alla scelta della Juventus, che ha suscitato anche polemiche, di lasciare lo stadio delle Alpi per venire qui a San Siro. Intanto c'è Crippa che svirgola un po' all'indietro, il recupero da parte dei difensori del Parma, ancora Torricelli, Di Livio di prima al centro per Ravanelli, avanza Paolo Sosa, il tocco è per Di Livio sul quale c'è l'anticipo di Susic. Allora, l'incasso è di 4.545.702.000 lire, niente male. Curioso soprattutto quelle due lire finali. Comunque Zola e fallo di Torricelli su di lui. Fallo d'ammonizione, infatti l'arbitro convoca Torricelli sicuramente per ammonirlo. Cartellino giallo anche per Torricelli. E vedete che questo arbitro chiama subito accanto a sé, ma no, mi pare che non abbia estratto il cartellino giallo, solo ammonizione verbale. Quindi niente cartellino giallo per Torricelli. Fiore, ecco Mussi, il nuovo entrato, che tocca il suo primo pallone, lo scaraventa in area, c'è l'uscita di Bucci su Fernando Couto e poi sugli sviluppi dell'azione il tiro fuori di Crippa. Con Fernando Couto a terra c'è stato contatto tra Bucci, ecco che rivediamo. Sì, tra Bucci e Fernando Couto c'è stato contatto e Fernando Couto è andato molto alto, aveva tolto la palla dalle mani di Peruzzi e quindi poi la palla è uscita, è stata colpita molto male e calciata altissima. Forse nel ricadere più che nel contatto con Peruzzi ha subito un danno al ginocchio Couto. Fernando Couto a bordo campo, momentaneamente in 10 il Parma, mentre la Juve imposta ora con Jarni. Ancora Jarni, vince un paio di contrasti, subentra Zola e di prima da Fiore in posizione ora di ala destra, deve vedersela con Porrini, va al doppio dribbling, non la molla Porrini che anzi lo anticipa e poi disimpegna su Ferrara che va al rilancio lungo sul quale c'è il colpo di testa molto bello di Vialli a chiamare in avanti Paolo Sousa, da questi a Roberto Baggio che intendeva fare da sponda di prima per Ravanelli che si era smarcato sulla sinistra ma non ha trovato il pallone. È rientrato intanto Fernando Couto, la palla è per Di Chiara, ora per Minotti, Susic, Minotti con il destro, il colpo di testa prima di Ferrara poi di Aspriglia, l'anticipo di Porrini su Zola, la palla è per Torricelli, lancio di quest'ultimo che termina direttamente in fallo laterale. Per la rimessa, mentre vediamo Ferrara che si rialza, Minotti ha indirizzato verso Aspriglia, fermato da Di Livio, da questi a Paolo Sosa, buona combinazione con tocco di Vialli per Di Livio, sta giocando benissimo Vialli, vantaggio, palla per Baggio, fermato il suo tentativo di traversone e poi giudicato irregolare l'intervento di Susic su Roberto Baggio, sta giocando benissimo Vialli. Vialli ha fatto una cosa grandissima su questa palla in verticale, l'ha toccata appena con la punta del piede, l'ha fatta scorrere per Di Livio,
sul quale era stato commesso un fallo, poi la palla è andata a Roberto Baggio che la palla, sul rimpallo, quando la palla si è alzata verso l'alto, è stato cinturato, diciamo incravattato da Susic, e quindi mi sembra che il fallo ci sia stato e la punizione sia stata fischiata giustamente. Calcio di punizione dunque per la Juventus, con barriera come vedete del Parma sulla linea di battuta. Roberto Baggio, Ravanelli che probabilmente da quella posizione proverà il suo sinistro, e anche Paolo Sosa, il sinistro di Ravanelli ribattuto, va alla rincorsa del pallone Roberto Baggio, lo gioca all'indietro su Paolo Sosa, di prima in profondità per un Vialli che ora è in area di rigore, due su di lui, tocca con la punta del piede Susic e mette in angolo. La posizione di Vialli era proprio sul filo del fuorigioco. Comunque Vialli protestava nel confronto dei suoi compagni perché richiedeva un aiuto, che qualcuno venisse a dargli una mano, per cui lui era di spalle alla porta e avrebbe appoggiato volentieri il pallone. Combinazione tra Vialli, Di Livio, poi Sosa, ancora Di Livio in mezzo, ma c'è Susic che imbecca Di Chiara con questo lancio profondo. Il cross con il colpo di testa del ben piazzato Torricelli, palla poi per Di Livio. Di Livio verso Ravanelli, ancora Di Livio, parte il suo destro profondo, il colpo di testa di Mussi, il pallone giocato da Dino Baggio in combinazione ancora con Mussi che si sgancia, prova ancora il passaggio sul compagno che viene caricato irregolarmente, c'è calcio di punizione per il Parma. Tutto questo quando si gioca da 6 minuti e mezzo nel corso della ripresa e il risultato è di 1-0 a favore della Juventus. E Zola che va a battere. Paolo Sosa dopo l'intervento di Torricelli, il contropiede della Juventus con Roberto Baggio, scatta velocissimo proprio Torricelli e il suggerimento perfetto di Roberto Baggio viene scaricato da Torricelli su Bucci in uscita. Occasione gol per la Juventus, Paolo Sosa in possesso di palla, parte il lancio da quest'altra parte, in ritardo Di Livio, Di Chiara sul pallone. Lo gioca a favore di Crippa, Crippa fermato da Torricelli che sta disputando una grandissima partita, ancora un assist per Roberto Baggio al palleggio, va di fronte Fernando Couto, tocco all'indietro, deviazione all'ultimo momento, Bucci in presa. Ha tentato il passaggio su Vialli che era ben piazzato, comunque passaggio perfetto, posizione regolarissima di Torricelli, un assist meraviglioso di Roberto Baggio che già nel primo tempo ne ha fatti un paio. Torricelli ha fatto quello che ha potuto, sta giocando benissimo, ovviamente è un difensore, davanti al portiere non ha avuto la freddezza di un tocco a pallonetto per scavalcare Bucci. Intanto è Porrini sul pallone, gioca lì dietro per Ferrara che sull'accenno d'attacco di Aspriglia scarica in tribuna e vedete Lippi col suo sigaro. Avanza Minotti, palla lunga ma è irregolare la posizione di Zola che non è d'accordo, giocatore molto corretto, tranquillo, ha protestato piuttosto vistosamente nei confronti del guardalinea, testimonianza del fatto che il quadro nervoso è particolarissimo per tutti i protagonisti. Palla per Torricelli che ha fatto alcune cose straordinarie, in effetti poi davanti a Bucci ha scaricato sul portiere, ma il suo inserimento era stato straordinario per tempestività. Certo, aveva seguito dalle retrovie Baggio, aveva avuto molta fiducia in Baggio che gli aveva fatto un passaggio perfetto, poi non ha avuto la freddezza, ripetiamo, di alzare il pallone e di beffare Bucci. Crippa intanto ha dato ad Aspriglia, Aspriglia per Mussi, va Mussi a effettuare il traversone, c'è la deviazione, il colpo di testa di Dino Baggio, ancora lui e il Parma raggiunge il pareggio al nono del secondo tempo, ancora Dino Baggio, l'ex, segna un gol importantissimo per il Parma e forse per i destini della Coppa UEFA. Ora la Juve deve segnare due gol. Sì, si è fatto sorprendere sulla fascia destra Iardi in una posizione molto avanzata, si è inserito Mussi molto bene, ha effettuato questo cross che è stato leggermente deviato da Porrini e dopodiché in tuffo Dino Baggio ha siglato, diciamo, da due metri dalla porta. Chi lo contrastava in questo caso era Di Livio, la differenza di statura mi è sembrata evidente. E in effetti la posizione di Arni era un po' ambigua, a mezza strada tra quella del marcatore e quella del
giocatore che va al contrasto, leggermente deviata da Porrini la palla. Appena leggermente deviata, ha messo un po' fuori gioco Peruzzi ed è stato prontissimo Dino Baggio ad insaccare. Ora per la Juve la necessità, se vuole conquistare la Coppa UEFA, di segnare due gol. Siamo giunti al decimo del secondo tempo, 1-1, Di Chiara in possesso di palla per il Parma. Il tocco all'indietro per Crippa. Il lavoro di Crippa su Paolo Sosa. E vedete il contatto fra i due, l'intervento dell'arbitro e il calcio di punizione per il Parma già battuto. Fiore in possesso di palla. Dentro questo pallone per il colpo di testa di Porrini, la palla è per Paolo Sosa. Il tocco esterno è per Di Livio, da questi all'indietro a Torricelli, Torricelli per Ferrara. Molto spesso è una legge del calcio che si ripete, la Juventus ha sbagliato un gol quasi fatto, immediatamente ha subito un gol. Molto spesso accade questo nel calcio, una legge non scritta ma che si ripete. Intanto è Torricelli che ha anticipato a Spriglia. Batte dalla parte opposta a chiamare in causa Jarni, tenta di smarcarsi Marocchi, il pallone per Paolo Sosa, ora per Porrini, ancora Jarni in profondità, Mussi ha avuto il grande pregio di scodellare al centro quel pallone che dopo la deviazione di Porrini ha trovato la testa di Dino Baggio per l'1-1. Intanto l'arbitro sospende il gioco perché c'è un fumogeno in campo. Direi anche grande bravura fino a questo momento di Scala, che ha azzeccato il cambio giusto, ha tolto Benarive, ha messo Mussi che copre di più la zona destra del campo e inoltre è stato determinante per il gol del pareggio. Infatti nel corso del primo tempo avevamo sottolineato come il Parma attaccasse più sulla sinistra, esatto, con Di Chiara che sulla destra dove c'era Benarive. Invece Mussi al primo affondo ha trovato il cross che poi è risultato vincente. Di Livio, Ravanelli in mezzo, il colpo di testa all'indietro ancora di Mussi, l'angolo per la Juventus. Sono stato spinto, dice Mussi, ma di spinto in questa partita sai quante ce ne sono state. Baggio in mezzo, Ravanelli sceglie il tempo giusto per lo stacco, ma il pallone termina a fondo campo di pochissimo. Nel grappolo di uomini, ecco che rivediamo, vedete Ravanelli che tocca di testa ma mette fuori proprio di un niente. C'erano sia Vialli che Ravanelli che sono saltati quasi contemporaneamente, però la palla era abbondantemente dentro l'area piccola, in questo caso Pucci sarebbe dovuto uscire perché con le mani logicamente arriva molto più in alto che Ravanelli con la testa. Torricelli per Ferrara, Marocchi a Spriglia, gli ruba il pallone, poi Zola al dribbling, Zola respiro alla manovra con Crippa, viene a sovrapporsi Di Chiara, dentro il pallone per Aspriglia al limite dell'area, fermato ancora da Torricelli, autore di una grande prova. La palla ora per Roberto Baggio, buono il tocco per Marocchi e c'è la possibilità del contropiede per la Juventus. Ecco Vialli in posizione di ala destra, alle sue spalle c'è Di Livio, Vialli e c'è un groviglio con Susic, colpi proibiti da una parte e dall'altra. Ora Vialli viene circondato minacciosamente dai giocatori del Parma, ha il suo da fare l'arbitro per mantenere la calma. Certamente lo spettacolo non è edificante, il nervosismo va bene, l'aggressività ma quella giusta. Ovviamente l'entrata è stata abbastanza dura, però poi c'è stato un scalciare soprattutto da parte di Vialli rispetto al primo intervento che peraltro era stato abbastanza pericoloso di Susic, anche se la punizione è a favore del Parma. Non mi pare che l'arbitro abbia preso dei provvedimenti. 14esimo del secondo tempo, 1-1 a San Siro tra Juventus e Parma. Calcio di punizione di Minotti, la palla è per Crippa, poi un intervento per l'irregolarità, tale l'ha giudicata l'arbitro, di Ferrara su Aspriglia, gioco fermo e ancora il Parma. Il Parma naturalmente ora fruisce di una situazione nervosa e psicologica di vantaggio nei confronti della Juventus. Fiore in possesso di palla,
l'anticipo è di Marocchi, la palla è per Ravanelli che l'ha fermata a favore di Paolo Sousa, ancora Ravanelli, ora Marocchi, largo per Jarni, avanza Jarni, batte questo traversone, c'è l'anticipo di Susic che ha disputato una buona partita a favore di Crippa, da questi a Zola, ancora all'indietro per Susic che di piatto mette in movimento ancora Crippa, Crippa per Aspriglia, Aspriglia e Ferrara, e c'è calcio di punizione a favore del Parma. Sicuramente c'è maggior nervosismo da parte della Juventus, Ferrara, e c'è ammonizione per Ferrara anche. Sì, in questi due interventi su Aspriglia ha commesso prima fallo con un salto di testa abbastanza strano e poi così con questa entrata, e il nervosismo che ha fiorato anche nello scontro tra Vialli e Susic, soprattutto da parte di Vialli. È chiaro che il quadro psicologico è mutato con il gol del pareggio da parte del Parma. Ed è Zola ora che sta per battere questo calcio di punizione per la squadra di Nevio Scala. Peruzzi. Jarni. Ferrara. E gioca fra l'altro con minore intensità la Juventus, ora il pallone nella zona in cui opera Roberto Baggio che deve vedersela con Fernando Couto, il pallone carambola a fondo campo per il rinvio del Parma. Diciassette minuti di gioco nel corso del secondo tempo, risultato di 1-1. Ripeto, un risultato che ora riporta avanti il Parma in maniera più netta. Per la Juve la necessità di segnare due gol a questo punto. Colpo di testa di Fernando Couto. Prolunga Dino Baggio, non aggancia Aspriglia, recupera al di fuori della propria area Bucci e appoggia per Ferrara. Ferrara da Jarni. Porrini. Ravanelli. Roberto Baggio, Jarni. Di prima per Vialli. Due su di lui. Giù. Toccato sul piede d'appoggio da Minotti, calcio di punizione per la Juventus. Batterà Jarni, Porrini e Ferrara in avanti. Ecco il cross di Jarni, molto lungo, e l'arbitro che ha mangiato la foglia ora osserva più che il pallone quello che fanno i giocatori. Senz'altro, è stato Ferrara che ha strattonato Minotti in mezzo all'area e l'arbitro attentissimo lo ha accolto e quindi ha fischiato questo calcio di punizione. Tanto un primo piano per il giovanissimo Fiore che aveva stasera un compito particolarmente impegnativo, ma l'ha svolto con grande diligenza. Ferrara in profondità, l'ennesimo colpo di testa di Fernando Couto, la palla fermata da Jarni, giocata su Roberto Baggio, da questi a Marocchi, Paolo Sousa, un Paolo Sousa che mi è parso meno lucido di altre occasioni, ma naturalmente in una partita così intensa è assai difficile dare un senso di carattere logico e razionale alle proprie prestazioni. Tanto aveva sbandierato il fuorigioco l'arbitro e il guardalinee, l'arbitro lascia proseguire ed è Fiore che imposta su Di Chiara, palla messa fuori da Torricelli, Di Chiara per Crippa, Crippa su Zola, fa da sponda verso Fiore, ma è Ravanelli che ha tentato di servire Di Livio, c'è stato un pallone intercettato, poi Zola che imbecca Aspriglia sulla destra, gran volata di Aspriglia che entra in area, il suo tiro è deviato in angolo da Torricelli. È stato bravissimo Zola ad aspettare il rientro di Aspriglia, sì. Poi facendo la diagonale qui sulla destra Torricelli lo ha tenuto nettamente in gioco, però poi Aspriglia ha ritardato
un po' il tiro, infatti Torricelli dalla destra è arrivato fino sulla sinistra a rimpallare il pallone. In effetti è molto intelligente la giocata di Zola, che ha atteso il rientro di Aspriglia dalla posizione irregolare prima di servirlo. Palla ancora che taglia pericolosamente l'area della Juventus, viene raccolta da quest'altra parte da Di Chiara, che ora ha di fronte Vialli la finta con il destro, il traversone, il colpo di testa di Ferrara, la palla per Paolo Sosa, il buon servizio per Roberto Baggio, sul quale c'è Crippa che in collaborazione con Di Chiara ferma il giocatore della Juventus, ma Susic non può evitare il fallo laterale. Ma è ottima la partita di Fiore, perché gioca soprattutto contro Paolo Sosa, che è un grande giocatore. Forse l'ottima prestazione di Fiore ha leggermente appannato la prestazione di Paolo Sosa, che sta facendo un'ottima gara, però non una gara, come dicevi, delle sue solite che abbiamo visto soprattutto in Coppa UEFA. Vale tanto che Di Chiara intelligentemente lascia sfilare a bordo campo per effettuare la rimessa. Siamo nel frattempo giunti al 21esimo del secondo tempo, il risultato è di 1-1. Rimessa ora per la Juventus, mentre Jacopo mi sembra che si stia scaldando Del Piero, vero? Sì, esatto. Torricelli, Paolo Sosa, Ferrara, Marocchi, pallonetto troppo alto che consente il colpo di testa a Mussi, subentra comunque lo stesso Marocchi che poi effettua un suggerimento verso Vialli, ennesimo duello con Paolo Sosa, subentra Susic, poi è Mussi, mentre resta a terra Vialli e c'è un pallone intercettato da Roberto Baggio, ma ha risultato troppo lungo per Ravanelli. È rischioso questo passaggio che attraversava il campo da parte di Mussi. Ecco qui l'intervento. Qui vediamo l'irregolarità da parte di Susic, che ha dato una gomitata a Vialli e c'è ruggine fra i due, ricorderete questo scontro qui sotto la tribuna centrale. Il cross intanto di Vialli, la palla per Ravanelli che però viene anticipato, c'è ancora Fiore che tocca per Crippa, Crippa tenta di far filtrare il pallone per Di Chiara, c'è un rimpallo, ancora Crippa anticipato però da Torricelli, ora è Roberto Baggio, Torricelli può provare il sinistro ed è gol, segna, fuori gioco, attenzione, fuori c'è gioco, bandierina alzata, fuori del guardaline, fuori gioco di Vialli che copriva il portiere. Vedete le proteste dei fuori gioco di Vialli che copriva il portiere. Rivediamo. Ecco Torricelli, Vialli, due giocatori fuori gioco, ma anche Vialli. Quella di Baggio è ininfluente. È Vialli che tenta di toccare il pallone, probabilmente può anche darsi che l'abbia sfiorato. Quindi una decisione. Di pochissimo però era oltre i due difensori del Parma. Infatti il guardaline si è subito fermato e ha alzato la bandiera. Colpo di testa di Ferrara, palla per Jarni, Juve che era andata in gol, gol annullato per posizione irregolare di Vialli, lo stesso Vialli colpisce di testa, va al profondo rinvio Minotti, da quest'altra parte Torricelli. Torricelli riesce a mantenere in campo il pallone e c'è un fallo di Susic che è saltato ma in maniera scoordinata. Ecco che intanto le immagini sono di nuovo in diretta con Paolo Sosa che sta per battere questo calcio di punizione. Per la Juve la necessità di segnare sollecitamente quel gol che riaprirebbe le sue speranze. Colpo di testa di Fernando Couto, dominatore sulle palle alte, Zola fermato da Baggio, duello fra i due giocatori di maggior talento delle due squadre, Baggio in copertura ha avuto la meglio su Zola, effettua questo lancio, il colpo di testa è di Di Chiara, subentra Paolo Sosa, di petto smorza per Porrini, Porrini a Ferrara, Ferrara per Jarni, Jarni all'indietro per Roberto Baggio, ancora Zola su di lui, il dribbling, il cross, sfiora Minotti, arriva Di Livio e c'è Di Chiara che mette in angolo. Di Livio molto pronto su questa deviazione di Minotti, però altrettanto pronto Di Chiara a chiudere e a ribattere il calcio d'angolo. Jarni per il cross, il colpo di testa di Minotti, la rimessa per la Juventus che a questo punto altro non può fare che attaccare, mentre qui rivediamo la deviazione di Di Chiara sul tiro di Di Livio. Palla ora per Marocchi, Marocchi la gioca su Ferrara,
avanzati anche i difensori della Juventus. In seconda battuta subentra Roberto Baggio, offre questo pallone a Marocchi che tenta di dare respiro alla manovra, alza Campanile di Chiara, c'è il colpo di testa di Ravanelli, poi il rinvio di Susic, la palla per Aspriglia, priorità del contropiede per il Parma. Aspriglia salta Paolo Sosa, vantaggio, ma poi ahi, brutto l'intervento di Aspriglia, bruttissimo, e l'arbitro poi finisce per spingere a terra Aspriglia, che ha fatto un fallo molto brutto. Attenzione, c'è cartellino giallo per Aspriglia. Il gioco è un po' sporco ultimamente, ci sono interventi non molto corretti, trattenute per le maglie, cioè delle gomitate che volano, l'arbitro tenta di tenere in mano la partita, però gli sta leggermente sfuggendo. Molto brutto il fallo di Aspriglia, che in precedenza era stato attaccato fallosamente da un avversario, ma l'arbitro aveva lasciato correre per il vantaggio, a mio modo di vedere, in maniera corretta. Giustamente, perché la palla era andata a crippa e quindi aveva decretato il vantaggio, anche se Aspriglia indubbiamente aveva subito un fallo. Qui ha rischiato grosso, perché ci poteva stare anche il cartellino rosso. Chiarni, Porrini, Ferrara, Torricelli, pallonetto su Ravanelli, ancora Torricelli, c'è Paolo Sosa, eccolo di prima, largo per Jarni, ma c'è Mussi, molto vispo, vivace Mussi, suggerimento per Zola ma lungo, e in vantaggio Ferrara, consente l'uscita a Peruzzi che di piede indirizza su Marocchi, il cui colpo di testa è controllato da Minotti. Ora il pallone per Pino Baggio, parte il suo lancio a cercare Aspriglia, ma c'è Torricelli. Torricelli aggira l'avversario, poi tocca centralmente su Di Livio, buona la partita di Torricelli. Ecco Paolo Sosa, anticipo di Fernando Couto, poi tocco di Zola, palla per Crippa, largo per Aspriglia, c'è Torricelli su di lui. E Aspriglia trova il modo di saltarlo, converge verso l'area, e ora in piena area, e Ferrara lo ferma molto bene, ottimo l'intervento del difensore della Juventus, poi Di Livio. Ora Paolo Sosa può impostare su Marocchi, Marocchi può tentare di dare a Vialli, ma il suo tentativo di suggerimento è messo in fallo laterale da Dino Baggio, con crampi per Marocchi. Eh sì, crampi, Marocchi è un po' in difficoltà, ha dei crampi, in effetti su questa palla è riuscito a farsi rimpallare il pallone da parte di Dino Baggio, perché afflitto da crampi non ha potuto scattare come il primo tempo, come quando stava bene. Jacopo Volpi, com'è la situazione lì sotto? Grandissimo nervosismo nella panchina juventina, naturalmente Torricelli molto affaticato e Marocchi che si sta rialzando dai crampi, e Del Piero che è pronto, si è tolto anche la tuta, quindi ecco, lo vediamo tra un attimo. Sì, lo vediamo inquadrato, quindi giocherà Del Piero e probabilmente in situazione quasi obbligata entrerà al posto di Marocchi con la maglia numero 16, lo vedete, è pronto Del Piero, il giovane talento della Juventus. Ecco Lippi. Esce difatti Marocchi ed entra in campo Del Piero. Bene così, dice lui. Applausi del pubblico di Fede Juventina, l'ingresso in campo del giovane Del Piero. È molto adatto alla causa bianconera nel lungo periodo in cui non ha potuto giocare Roberto Baggio. Ferrara, Torricelli, Ravanelli, Sosa, Porrini dopo il rimpallo, Piarmi, ecco Del Piero, Del Piero e Mussi, difende il pallone Del Piero, lo attacca Mussi, e fallo di Mussi, e subito scintille fra i due. Sì, il gioco è diventato un po' sporco, ripeto, ci sono trattenute per la maglia, gomitate, entrate non sempre sul lecito, e quindi la partita è rimasta ed è tuttora molto nervosa. Quando il bel disimpegno del Parma di Chiara, Di Livio, Vialli,
gira verso Tilivio, ma è ben piazzato Susic, il colpo di testa di Crippa, l'inserimento di Fiore, il passaggio di ritorno ancora verso Crippa che costringe Ferrara al fallo laterale. Vedete che ogni volta che due o più giocatori entrano in contatto c'è qualche spintarella di troppo. Poi Ferrara, avete visto, scusa, d'altronde il clima agonistico è stato accesissimo fin dalle prime battute, c'è una grande rivalità fra le due formazioni. Rinvio intanto di Torricelli, palla per Minotti, Porrini, ora Ferrara. La battuta profonda, il colpo di testa di Fernando Couto, quest'altro di Dino Baggio, poi Mussi, ma c'è fallo a giudizio dell'arbitro Van den Lingaert con calcio di punizione per il Parma. C'è stato uno spostamento con il gomito da parte di Vialli di un avversario, Del Piero ha assunto la posizione a centrocampo sul centro-sinistra, più avanzato logicamente di quella che aveva assunto Marocchi durante tutta la partita. Ora il pallone viene raccolto da Peruzzi, Del Piero che inciampa, si rialza, imposta da quest'altra parte su Torricelli. Ravanelli, sempre prontissimi al raddoppio i giocatori del Parma, Crippa, Zola, gran numero di Zola su Paolo Sosa che torna su di lui, e Zola, vedete, con grande agilità sguscia fra due avversari. Fiore, ancora una buona giocata su di lui, l'intervento forse scorretto di Del Piero, si va avanti per il vantaggio e c'è ancora questo traversone di Crippa bloccato da Peruzzi. Paolo Sosa, Di Livio, fermato da Di Chiara, Zola, Di Chiara, lo ferma Torricelli, ma in ogni caso c'è Crampi anche per Si comincia a fiorare la stanchezza Chiara, sia per Di Livio che per Vedete il gesto di nervosismo di Torricelli. Di Chiara aveva chiesto a Torricelli di aiutarlo, poi deve avergli detto qualche cosa di troppo e Torricelli l'ha mandato a quel paese. Naturalmente ora c'è ancora una mischia tra Spriglia e Porrini, e naturalmente sono episodi poco edificanti che d'altra parte sono in qualche maniera, se non giustificabili, comprensibili. Sì, ma devono rendersi conto che domenica questi si incontrano ancora a Torino, no? Quindi io direi che devono darsi una calmata, visto che poi c'è l'incontro di campionato, poi altri due incontri di Coppa Italia. D'altra parte il raptus agonistico è qualcosa che frequentemente finisce per catturare i giocatori. Mussi, lancio profondo, l'arresto è di Porrini, l'1-2 con Iarni, la palla è per Roberto Baggio, ancora Iarni, poi Del Piero per Paolo Sosa, in controtempo Ravanelli. Naturalmente la Juventus ha subito il contraccolpo psicologico dopo il gol del Parma, che ha reso il suo compito ancora più difficile. Bruno? Sì, dimmi. Volevo solo dirti che Di Chiara non ce la fa. Quindi Di Chiara, che è ancora a bordo campo, non può rientrare, e entra per il Parma con la maglia numero 13 Castellini. Castellini è un giovane difensore proveniente dal Perugia, ha già dato buona prova di sé in alcune occasioni a Parma, è un difensore di fascia che probabilmente sarà sistemato nella stessa posizione di Chiara, che come vediamo deve abbandonare il terreno di gioco. Intanto Crippa, si scalciano e purtroppo non sono episodi che fanno bene allo spettacolo, anche perché questi giocatori devono rendersi conto di costituire un modello di riferimento anche per i giovani che cominciano a fare senz'altro sport. Poi questa è una partita molto seguita, che viene vista da in,
tutta l'Europa e molti paesi, soprattutto da un gran numero di italiani, per cui queste situazioni mi sembrano assai sconvenienti e appunto assolutamente non edificanti. Entra Castellini dunque al posto di Chiara, mentre vediamo questo primo piano di Roberto Baggio. Castellini va a giocare sulla fascia destra e Mussi viene al posto di Chiara sulla fascia sinistra. Proprio di testa di Torricelli. Poi intervento a gamba tesa di Livio e calcio di punizione, mentre anche nella Juventus mi pare che ci sia alle viste una sostituzione, vero Jacopo? Sta per entrare Carrera. Ecco il cambio, esce Di Livio ed entra Carrera, probabilmente Di Livio è molto stanco. È molto nervoso anche, quindi il cambio di Lippi mi sembra giustificato. Trentacinquesimo del secondo tempo, 1-1 il risultato, calcio di punizione per il Parma, lo batte Zola con deviazione di Roberto Baggio, poi il colpo di testa di Del Piero, il pallone che carambola in fallo laterale, la rimessa è del Parma. Mussi che come vedete ora gioca sulla sinistra, Zola lo travolge, Ravanelli, calcio di punizione, l'arbitro facendo a Zola di rialzarsi, ha fischiato il calcio di punizione. Sta di fatto che tutti questi calci di punizione fanno il gioco del Parma. Fanno il gioco del Parma perché indubbiamente innanzitutto si rallenta il gioco, il Parma si organizza e soprattutto il tempo passa. Intanto è Susic che la gioca dalla parte opposta per Castellini, il nuovo entrato che scaraventa subito in profondità, la presa è di Peruzzi. Ma mancano 9 minuti alla conclusione della partita, il Parma vede profilarsi in maniera sempre più netta la possibilità di conquistare la sua prima Coppa UEFA, una Coppa UEFA che resta in Italia. Jarni, Del Piero, calcio di punizione per la Juve. Ora naturalmente nella Juventus emergono più le giocate individuali che la coralità della manovra, come inevitabile che sia visto la stanchezza e visto anche che c'è la necessità in qualche maniera di tentare di raddrizzare una situazione che di secondo in secondo si fa sempre più difficile per i bianconeri. 1-1 il risultato, vi ripeto, 1-0 ha vinto il Parma. Infatti il gioco si è un po' scollato e ci sono appunto soltanto soluzioni individuali. Torricelli si è portato un po' più avanti e Ferrara è venuto sulla destra e Carrera è andato a fare il centrale con Porrini. Paolo Sosa, Ravanelli, poi il rinvio di Susic, la palla controllata da Torricelli, fuori gioco. Jarni che non è assolutamente d'accordo, forse non ha tutti i torti. In questo caso vediamo. Sì, la palla era già partita abbondantemente, per cui non era il caso di sbandierare. Peruzzi. Asprilla che è andato in profondità ma era in posizione irregolare. Ferrara, ora Paolo Sousa, Jarni, Roberto Baggio mette in mezzo Minotti, piazzatissimo sul suo rilancio Zola, buon pallone di testa per Fiore. Fiore dritto per dritto su Asprilla, fermato da Ferrara. Ecco Carrera che è entrato in campo da poco al posto di Di Livio. Torricelli,
con la punta del piede Susic, anche Susic ha fatto una gara sicuramente positiva. Difensiva, ha fatto una gara senz'altro positiva, soprattutto in, gara, in fase difensiva. Farei notare che Fiore ha sbagliato pochissimi palloni e sempre fatto trovare smarcato e ha dato aiuto a tutti i compagni. Di Del Piero questo traversone verso Iarni, sul quale c'è il colpo di testa di Castellini, carambola il pallone ancora verso Iarni che subisce fallo dall'avversario. Riprenderemo con un calcio di punizione a favore della Juventus, mentre forse c'è crampi anche per Iarni. E vedete Marcello Lippi in piedi, penso che ci sia qualche problema con l'audio. Mi pare che a Fiore ormai la stanchezza, si tentano delle giocate personali. Una bella... Attenzione, ora il pallone in area del Parma, ma Bucci risolve tutto sul tentativo di traversone del generosissimo Ferrara. Sì, mi sembra che ormai la partita si avvii un po' stancamente, la Juventus ha perso lo smalto che aveva nel primo tempo all'inizio della ripresa e il Parma si sta difendendo con molto acume, ma non rinuncia ad attaccare e a portare la palla nella metà campo avversaria. Però a questo punto siamo al 41esimo del secondo tempo. Jacopo, c'è clima festoso sulla panchina del Parma o continuano ancora con la massima concentrazione? No, stanno aspettando con la massima concentrazione il fischio finale. La rimessa intanto da parte di Torricelli, che poi dà in profondità su Vialli, corpo a corpo con Mussi, e calcio di punizione per la Juventus, anche se Mussi, vedete, va a protestare nei confronti dell'arbitro. C'è punizione dunque a favore della formazione bianconera, che tuttavia, ve lo ricordo, per aggiudicarsi la Coppa UEFA deve segnare a questo punto 2 gol. Importantissimo per il Parma il gol segnato qui da Dino Baggio, così come era stato ovviamente altrettanto importante quello segnato nella gara d'andata, 2 gol dell'ex. Ed ecco il calcio di punizione battuto da Paolo Sousa, palla in mezzo a Porrini, poi dalla parte opposta Castellini che anticipa tutti e mette in calcio d'angolo. Certamente un'azione estremamente pericolosa, questa palla a girare, sfiorata da Porrini, la palla continua, viene messa in calcio d'angolo poi alla fine e non può intervenire il difensore Torricelli, che avrebbe potuto anche spingere la palla in rete. Intanto il pallone messo in mezzo da Roberto Baggio, tenta il colpo di testa Ferrara, interviene l'arbitro che con ampi cenni fa intendere che secondo lui Ferrara si è appoggiato sulla schiena di qualche avversario. Vedete il primo piano di Ferrara, gara comunque intensa, giocata allo spasimo dalle due formazioni, con un primo tempo anche molto bello, con Juventus andata in vantaggio con il gol di Vialli, ripresa ancor più nervosa e gol di Dino Baggio al 9° del secondo tempo per il Parma. Palla ora per Iarni, il tocco è per Ravanelli, combina ancora con Iarni e Ravanelli, Ravanelli sulla sua ala per Del Piero, Del Piero va al dribbling, Castellini lo mette giù e c'è ancora calcio di punizione. Secondo tempo molto farraginoso, caratterizzato da scontri scorretti e da troppo nervosismo. Batte la punizione Roberto Baggio direttamente verso la porta del Parma, ma Bucci è attento e dà ad Aspriglia. Volata di Aspriglia, viene fermato da Del Piero e poi è Torricelli che tocca all'indietro per Peruzzi. Peruzzi la gioca su Iarni, Iarni ancora per Torricelli con Aspriglia al disturbo, rischia il dribbling Torricelli. Poi la gioca larga a favore di Paolo Sousa, da questi a Roberto Baggio, ancora Sousa, sbaglia Mussi, Carrera, ma ancora Mussi, viene Mussi, c'è fuori gioco.
Ma è cominciato l'ultimo minuto di questa partita e il Parma può considerarsi a cavallo. La Juve deve segnare, vi ripeto, due gol. Roberto Baggio in possesso di palla, parte il lunghissimo traversone per Torricelli, buono l'arresto di Torricelli, in traversone l'uscita di Bucci. C'è anche un intervento dell'arbitro, tempo scaduto, si va al recupero e vedete che ora, Jacopo, è vero, c'è festa grande sulla tribuna, sulla panchina del Parma. Festa e lacrime, Bruno. Eh beh, capita frequentemente che ci sia commozione per la troppa gioia. Intanto c'è il colpo di testa di Carrera, quest'altro da parte di Torricelli, Paolo Sousa, Del Piero, e Del Piero cerca la giocata su Vialli, il colpo di tacco per Roberto Baggio e spezza anche questa trama Minotti. C'è il fischio finale dell'arbitro e il Parma si aggiudica la Coppa UEFA. Vedete l'abbraccio tra... imprese, Mussi. La gioia è messa, la... Ecco, Volpi prova a raccogliere qualche... Eccoci qua, Nevio, le grandi imprese sono... facile, è stata una grande impresa. No, non era facile. Ok, after the game. Yeah. Anche no. I complimenti dell'arbitro. Non era facile, però direi abbiamo dimostrato di essere una squadra che ha già carattere. Basta. Una grande vita contro una grande Juve. Sì, una grande Juve, ma un grande Parma, credo. Grazie. Nevio. Adesso la coppa del Minotti. Aspetta qua. Nevio, siamo nel... Un grandi, attimo. Grandi imprese, Nevio. Beh, questo... mi ripaga delle amarezze ricevute negli ultimi giorni. Non ho altro da dire, grazie. Una grande vittoria contro una grande Juve. Stupenda vittoria contro una bellissima Juve. Dedicata grazie. A te stesso anche. Ma grazie. La prima parola che mi viene in mente è Andrea Fortunato. So che loro l'avrebbero dedicata a lui, la dedico anch'io di cuore. Complimenti. Grazie. Ecco, molto bella questa dedica di Nevio Scala a Andrea Fortunato. Bruno. Sì, dimmi. Sono con Marcello Lippi. Ecco. Marcello? Sì. Allora, Zola ha detto grande Parma, ma anche grande Juve. Ma noi abbiamo fatto una buona partita, non brillantissima, c'era molto nervosismo, abbiamo sbagliato due o tre occasioni clamorose. La prima con Vialli, che poi ha fatto un gran gol, poi l'altra palla di Torricelli solo davanti al portiere. E poi non so perché abbia annullato il gol di Torricelli. Un fuorigioco di Vialli, a quanto pare. Dispiace, però... C'era, Marcello, perdonami, c'era aria alla vigilia di Juve su questa finale, molta aria Juve. Ma l'area di Juve, c'è l'area di Juve per lo scudetto, c'è l'area di Juve per la Coppa. Io ho sempre detto che le cose prima di festeggiare bisogna vincerle. Allora festeggerai qualcosa domenica forse. Sicuro. Più importante? Ma è importante tutto, il campionato senz'altro è la cosa più importante di tutto. Grazie Marcello, a te Bruno. Bene, io approfitterei, Marco, mentre c'è questa grande gioia. Jacopo, hai qualcuno sì, al tuo microfono? Sì, ho qui di Chiara allora. Che ha delle cose belle da dire, secondo me. E oggi non si possono dire altre cose. Abbiamo giocato contro una grande squadra, una squadra che ha combattuto fino alla fine, una partita durissima, spigolosa, come era naturale che fosse. Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra anche noi, di essere competitivi. Oggi quest'anno abbiamo, diciamo, senza falsa modestia, un pochino noi due che ho dominato un pochino le fasi salienti dell'anno, e speriamo insomma che sia una festa in tutto e per tutto. Una grande vittoria perché la Juve ha giocato una gran partita. La Juve quest'anno ne ha sbagliate poche, ha sbagliato anche questa, sfortunatamente per loro ha incontrato un buon Parma. Grazie di Chiara, complimenti. Io ruberei una sì. battuta. Sì. Bruno. Vai, un attimo Jacopo che c'è sì, Civoli. Vai Civoli. Sono con Roberto Baggio. Sì. È un'immagine in un certo senso della partita, cioè tu attaccato a questa panchina, una vittoria ed una Coppa UEFA che sembrava molto più vostra del Parma, e invece questo è il calcio. Purtroppo abbiamo fallito le azioni,
favorevole, abbiamo perso. Senti, ve la siete anche data, nel senso che vi siete date anche un po' di botte, più o meno proibite, faceva parte del gioco, faceva parte della partita. Queste sono le partite che si giocano in campo internazionale, che poi ci sono due squadre italiane, cambia poco. Ha vinto la più forte? No, non credo. Credo solo che abbia vinto su 180 minuti. Festeggerai domenica, credo. Qualche cosa magari anche di più. Sì, chiaro che per noi era l'obiettivo principale lo scudetto, però visto che ci eravamo arrivati ci speravamo. Grazie Roby, a te. Jacopo, hai qualcun altro? Sì, sono qua con Bucci. Le grandi emozioni si vivono, si possono anche raccontare. Non so cosa dire, la prima cosa di importante che vinco adesso qui a Parma, non avevo mai vinto importante, voglio solo ringraziare il Signore che mi ha dato questa gioia. Ti sei messo in ginocchio da solo per un attimo, e a cosa hai pensato? Ho pregato. Grande Bucci. Complimenti. Bene, bene. Io vorrei provare a fare una battuta con Vialli, se ci riesco. Con Vialli. Una sconfitta contro una grande Juve. Ma insomma, stasera così e così. Tanti gol sbagliati. Ma ne abbiamo sbagliati di più in altre occasioni, però stasera abbiamo giocato col cuore ma con poca lucidità, e forse la tensione ci ha giocato un brutto scherzo, perché crampi e poca lucidità, peccato, ci rifaremo nelle prossime occasioni. Ecco, la festa la farà domenica la Juventus. Che rimpianto hai stasera? C'è la macchina di... No, è rimpianto perché eravamo un pelo, avevamo ribaltato l'1-0, poi siamo un po' calati, e loro hanno giocato bene, indubbiamente stasera ha giocato meglio che all'andata. Grazie Gianluca. Ecco il gol del pareggio, che significa Coppa UEFA per il Parma, e Mussi, il suo attraversone, la deviazione di Porrini, il colpo di testa di Dino Baggio. Bruno. E ora andiamo con le immagini in diretta, perché i giocatori della Juventus sono stati già premiati con la medaglia per la seconda classificata. Vedete il presidente dell'UEFA Johansson, che ora premia il Parma con la Coppa UEFA, che capitan Minotti alza al cielo. Il Parma vince la Coppa UEFA e per l'ottava volta una formazione italiana si aggiudica questo ambito trofeo. Vedete uno dopo l'altro i giocatori del Parma protagonisti di questa impresa, che vanno a ricevere il segno del loro trionfo. Partita molto accesa, accanita tra le due dominatrici stagionali, il Parma vince la Coppa UEFA. Ed eccolo il giocatore determinante, almeno per quanto riguarda i gol di questa doppia finale, Dino Baggio, ex juventino, aveva segnato all'andata e ha segnato anche al ritorno. Ora Tino Aspriglia, sfilano uno dopo l'altro, vedete i protagonisti di questa impresa. Ecco Mussi, il cui ingresso in campo sicuramente, anche se poi sono discorsi che bisognerebbe sempre che avessero una riprova, è stato molto importante, proprio perché da un suo cross è scaturito il gol del pareggio. Il bacio alla coppa di Zola. Bruno. Sì, dimmi. Dino Baggio, il protagonista quanto a realizzazione di questa doppia finale. Il microfono è tutto per te. No, vabbè, fammi la domanda che è meglio. Allora, la domanda è: sei il giustiziere della Juve? Ma per adesso credo proprio di sì, cioè è andata bene. Ho avuto pochissime occasioni, e quelle occasioni che ho avuto sono riuscito a sfruttarle bene.